Buonasera. Proseguiamo. Cerchiamo di fermare la produzione di nuvole nella base celeste. Ok, posso fermarlo. Ok. Questi cosi non hanno neanche debolezze. Prossimo siamo saliti livello, eh? Ottimo. Questo è un pack. Andremo poi a rispondere pure a queste domande. Ok, dove siamo? Forse questo è il meccanismo che ferma le nuvole direttamente. Oddio, un altro ascensore. Quanta roba. Così giusto per diamo una controllata. Vedere che non ci sia niente in giro. Allora, ok. Dovremmo anche curarci a un certo punto, eh? È una cura? Sbagliato. Ottimo. Ok. Come si fa questa cosa? Yink Yank. Ok.
un turno. Yank. Olè. Allora, lui adesso non si cura più. Quindi è meglio se gli diamo un po' più di difesa. Attacco magico, dato che comunque lui le magie le usa. Senza dubbio attacco magico. Finalmente un po' di difesa, dai. Un po' di vita, dai. Oh, plasma daggers. Stiamo trovando un sacco di potenziamenti per lei. Ok, ma non torniamo dove eravamo prima, così. Ah, no. Qua ci indica anche il piano in cui siamo. Così siamo dove eravamo prima. Cos'è questo? Ah. Ok. Possiamo vendere un po' di crostata. Due. Possiamo comprare questa. Questo. E basta. Oh, c'è un'altra cosa. Ok, e ricuciniamole. Allora, una crostata, due crostate, tre crostate. E una bolla base. E qua ci sarà il boss. Laggiù è... il catalizzatore. Intrusi nel centro di comando. Combattimento, modalità di combattimento attivata.
Pronto, Zale? Ci puoi scommettere. Ok. Allora. Aia. Questo forse lo facevo recuperare. Ok, dovremmo esserci. E uno è andato. Voglio attaccare prima lui perché... non mi piacciono sti cosi. Infatti. Aia. Ok, direi che è giunta l'ora di curarsi. Aia. Ok, oddio. Unità di riparo proprio no, grazie. Meno male che possiamo curarci almeno. Però la pacchia finisce anche. Allora, possiamo attaccare finalmente. Forte sta magia loro. Oh, voglio vedere la sua ultima. Retribution. Bello, bello. Aia. Ok. Bene. Ci siamo. Allora, la mia domanda è... ok, prima dobbiamo far fuori tutti questi probabilmente. Madonna. Dash Strike.
c'è anche la Sambol che non è male. Una Sambol, perché no? Dai, proviamola. Bella. Alto danno contro un bersaglio. Vabbè, HP lo sappiamo. Ok. Danno a tutti i bersagli. Non era così forte come pensavo. Aia. Allora, abbiamo una bella cura a tutti, va? Dobbiamo anche attaccare prima o poi. Dash strike. Due se ne vanno, cos'è? Ottimo. Un altro. E via un altro. E via. Dai, fatti vedere. Eccoti. Allora, single target, single target, niente, non abbiamo niente a tutti. Porca miseria, quanti danni che ci pigliamo. Allora, vorrei triggerare l'ultimate così almeno ne facciamo fuori un po'. Vabbè, curiamo. No, è sprecata la cura. C'è un boomerang allora. Facciamo un boomerang, dai. Ultimate attack a tutti, vediamolo, perché no. Boost alterato. Curare.
ma loro curano e basta. Va bene, curatevi. Allora, swap su di lei, così almeno ci pigliamo un po' di vita. Meglio ancora. Basta. Ok. Vieni giù, vieni giù. Stiamo aspettando. Allora. Alto danno contro un bersaglio. Oppure. Multi hit. Cosa abbiamo qua in generale? Ok, no. No, le combo. Alto danno contro un bersaglio. No, però voglio la sua. Vai. Devo potenziarla. 300 danni, va bene. Bam. Sarai tutto bene? Madonna. Io ora ricordo il curatore delle anime. Eh? Cosa è successo? Non importa ora. Controlliamo il modulo. Questo dovrebbe essere quello che. Questo deve essere quello che crea le nuvole, ma. Non ho mai visto niente di così intricato. Eccola. Cedric, dimmi che hai qualcosa. Scansione. Negativo. Livello di encriptazione troppo alto. Non posso usarlo. Bst. Mi dispiace, sarai. Il mio popolo erano costruttori e maghi. Le meraviglie della tecnologia sono un mistero per me. Eravamo così, siamo così vicini. Ma cos'è? Alcor. Ma? Vi chiedo perdono, una parola se posso. Ehi, guardate lì. Catalizzatore ancora vivo? Per favore, un momento. Non sono malvagio. Sono stato obbligato a operare dentro il catalizzatore contro la mia volontà. E devo dire che non è stato bello. Puoi aiutare a fermare le nuvole? Credetemi, vorrei poterlo fare. Ma in me l'unica funzione a cui ho accesso è quella che attacca le anime alle macchine. La mia banca dati comunque contiene un sacco di schemi relativi alla base celeste, vabbè, la base del cielo comunque. Puoi darcele? Sono spiacente, ma tutto è criptato. L'accesso è virtualmente impossibile. Ah sì?
chiedo se... Ah, brava. Ha funzionato? È solo un po' di documenti e design intricati. Non c'è niente qua riguardo a operare direttamente la console. I saggi ingegneri tech possono operare alle funzioni nucleo basandosi sugli schemi e le bozze. Azione raccomandata: trovare qualcuno di più intelligente, di più furbo. Ehi, che ne è Kyle e i suoi amici al castello dell'orologio? Al castello meccanico? Loro sono abbastanza bravi in questo genere di cose, no? Vale la pena provare. Ok, è un piano. Forse riusciranno a entrare anche dentro dal core. Tu vieni con noi. Per favore, siete gentili. Ok. È tempo di ritornare al nostro mondo di casa per un po'. Sì, lo sappiamo. L'entrata è a sud-est delle spire sacrosante, le guglie. Ah, c'è una stazione speedball vicino lì. Facciamo in fretta. Quindi qua è troppo... Ah, me lo devo fare tutto indietro? No. Grazie. Ok. Sea Stars Entrance. Prima di partire, sentiamo la storia che ha da raccontarci Tix. È triste. È triste. Quando l'uomo uccello accettò il patto di Efrul, sapeva che... Sapeva che dare la sicurezza alla sua specie di avere accesso alla magia mentale sarebbe stato facile per lui. Rimaneva solo la questione di dargli il loro proprio dio da adorare. E così come sempre, quando un problema non serviva per avanzare le sue ricerche, l'ha delegato. I Songsters erano costruttori capaci, non proprio tecnologi come gli umani che hanno costruito la base celeste, ma gli serviva semplicemente un costrutto gigante. Con specifici incentivi nel posto in forma di ostaggio, Efrul ha messo T'Kor in carica. Un team è stato formato e insieme hanno cominciato a costruire le guglie sacrosante con il suo dio finto e... Come punto centrale, il gigante è triste. Ma T'Kor non era stupido. Sapeva troppo bene che Efrul non si sarebbe fermato fino a che qualunque
singolo frammento di vita non sarebbe stato corrotto o sfruttato. Nella terza notte i Songster hanno performato un rituale, un canto rituale per evocare una visione del distante futuro nella mente di T'Kor. La città la base celeste, regolatore del clima, corrotta. La morte di tutta la fauna e la flora. La megalopoli completamente rasata al suolo, le sue terre ridotte a un oceano di sabbia blu. I tecnologi saggi umani, la loro anima staccata dal loro corpo e impiantati dentro dei cyborg da una macchina malefica. Obbligati a vivere in disperazione, le loro menti come cibo per un mostro marino che cresceva sempre di più. Un mondo senza sole, senza speranza, e la luna affondata nelle profondità degli abissi. E il suo popolo, che fato crudele. Eroi del futuro, questa l'unica speranza del mondo. Capace di raggiungere la base celeste anche con l'energia offline. La visione finì e T'Kor si concentrò la sua mente in un sogno di sangue. Sanguin, no, non è di sangue, vabbè. Il mattino dopo si alzò con uno scopo. Quando il tempo sarebbe venuto, gli eroi avrebbero avuto la scintilla necessaria a reclamare il loro mondo. La soluzione doveva essere semplice. E la soluzione doveva essere così semplice da essere invisibile alla mente di Efrul e dei suoi elitisti. E quindi costruirono Estrister su una rotaia verticale energetica connesso alle fondamenta del pianeta. Come tocco finale hanno alzato un'enorme lastra di pietra per tenere ferme le mani del gigante. La più primitiva forma di batteria che, quando fatta cadere, sarebbe raschiata sulle rotaie e avrebbe rifornito energia alla griglia, alle fondamenta. Il loro piano funzionò. Efrul la ritenne semplicemente una scelta artistica. I secoli passarono e con l'avvento del Carnemante il mondo giace senza speranza. E le visioni di T'Kor di sofferenza e distruzione visero la realtà. In tutto questo tempo, Estriste sta lì, mai guardato una seconda volta da Efrul. Per secoli, per più di secoli, l'ultimo piano possibile è stato nascosto in piena vista, pronto a supportare gli eroi del futuro che nel loro ultimo sforzo avrebbero reclamato questo mondo. Mentre T'Kor non sarebbe vissuto per vedere il giorno del loro arrivo, è morto sapendo che il suo mondo e le sue persone almeno avevano una possibilità. Fine.
Molto bene. Torniamo nel mondo di casa. Allora, dovremmo andare alla torre meccanica. Però noi nel frattempo... No, no, ok. Noi nel frattempo abbiamo trovato alcuni oggetti. Uno è il question pack, che andrei a fare subito. Com'è ancora arrabbiato con me? Tutto quello che ho fatto è stato mangiare uno snack che non sapevo che fosse suo. Cosa vuole che io faccia? Portargli della marmellata di bacche? Siamo ritratti ora, non posso. Che dice? Ah, ok, non posso credere che sia ancora arrabbiato per delle stupide marmellata di bacche. Vabbè, gliela facciamo subito. Cosa volete? Da parte di mio fratello? Oh, grazie, il mio tesoro è vostro. È una conchiglia. Eccole. Allora, vediamo come si fa. Lavorare, lavorare. Non ci sarà niente che mi interessa. Ciao. Ehi, è bello vederti. Come va? Eccoti. Vai. Ehi, come state? Le mie condoglianze comunque. Se lasciare il castello non fosse una sentenza di morte per noi, saremmo venuti alla cerimonia. Va bene, non preoccupatevi. Ci serve il vostro aiuto, Kael. Cosa succede? È una lunga storia, qualcosa riguardo di una macchina. Oh, io amo le storie. E anche le macchine, infatti. Sentiamo. Nel mondo di Sarai. E riconnettere il sole e la luna è la nostra sola chance di abbattere il portatore del terrore. Ah, capito, ecco perché dovevamo fare così tanti condensatori. È il kernel del catalizzatore, non ho mai pensato di vederlo.
Mi scusi, ma il mio nome è Alcor. Non sono entrato volontariamente nel catalizzatore. Sappiamo che non potete lasciare questo castello, ma speravamo che potevate trovare una via per aiutarci. C'è sempre un modo, ma avremo bisogno di tempo. Avrò bisogno del grimorio della storia anche. Ah, porca miseria, ok, dice strappa le pagine di cui hai bisogno, non posso rischiare di essere... di non riuscire a riportare qualcosa mentre voi lavorate. Inizieremo subito, potete darci un paio di giorni? Di qualsiasi cosa avete bisogno. Possiamo prendere questa opportunità per visitare qualche vecchio amico. Andate pure, saranno pronte per quando tornate. Venite tutti qui, abbiamo roba da fare. E qui. Accesso confermato. Ha funzionato. Bel lavoro, Kyle. Ah, e ora abbiamo accesso ai progetti del top secret del catalizzatore. Estraete tutto. Subito. Per favore, siete delicati. Quindi questo è il posto dove riposa il guerriero cuoco? Sì. Ha sempre amato quest'albero. Una volta ha fatto una marmellata davvero gustosa usando la sua linfa. Garl si assicurava sempre di preparare qualcosa per noi. Sembrava un buon amico, il migliore. Quindi stai dicendo che la sua sola funzione era attaccare anime alle macchine? Tutto era automatizzato. Non ho mai capito perché mi abbiano fatto senziente. Tutta questa cosa era un po'... come dire... non inquietante, ma... vabbè. Un altro scherzo crudele. Beh, sei libero adesso. Potrebbe essere tempo per un nuovo inizio. Oh, questa idea è piacevole. Avevi ragione. Tutto è combinato nei pezzi mancanti che stiamo cercando. Bene. Cominciamo a costruire. Posso credere ai miei occhi. Avrei voluto conversare con Rashan un po' di più. La sua comprensione dell'alchimia non ha precedenti. Fa male quando vieni colpito? Non in maniera fisica. Colpisce la mia mente. Ma la mia volontà è assoluta. Interessante. Dovrei dirti una cosa. Una cosa.
questa dopo che questa dopo che questo viaggio sarà finito, tu potresti trovarti in cerca di significato. Quando verrà quel momento, cerca la nebbia ancestrale. La nebbia ancestrale. Dovrebbe metterci solo pochi secondi, giusto? Oh, non sono proprio sicuro che questo sia una buona idea. Ma dai, per una volta che per una buona causa. Hai visto le istruzioni? Non c'è modo che riescano a riprogrammare la base celeste da soli. Non possono farlo. Lo sai che è l'unico modo. Tu fai questa piccola cosa per noi e io ti prometto che ti troveremo una nuova forma. E dai, non vuoi salvare il mondo insieme a noi? Io credo di sì. Bene, in più il nostro design è molto forte, vedrai. Caricatelo. Buongiorno. Dormire è molto meglio qua a Mirth. Sono passati un po' di giorni. Kel dovrebbe aver fatto ora. Ok, andiamo a vedere. Perché mi fa... vabbè, sempre a lamentarsi, però mi fa spawnare sempre in posti lontani. Ok, è vero, mi dà la libertà di andare dove voglio, è vero. Sto cercando ancora il modo di arrivare... Ah, ok, così, perfetto. Bene, ci siamo, sono pronto. Oh, tu sei pronto? Non ce lo perderemo. Eh? Ma abbiamo solo un'unità. E allora combini... Allora combiniamolo, è facile combinare. Siamo stati sempre insieme. Non c'è... Non te ne andrai via da solo. Ma lì saremo... Ci sono un sacco di stanze per tutti noi. Una coscienza condivisa. Farà bene, Kael, sei sempre stato... Tu sei sempre stato... Ti farà bene, Kael, sei sempre stato troppo serio. Siete sicuri? Non possiamo tornare indietro. Non pensi che ne abbiamo già parlato? Non sei l'unico che vuole aiutare Guerriere del Solstizio. E... cosa succederà se non riuscirai a farcela da solo? Ok. Iniziare la funzione primaria. E l'ora. Possiamo farcela. Coraggio, tutti quanti, insieme. Hanno attaccato di nuovo un'anima a una macchina. Dovrà esserci qualcosa di diverso stavolta, se no è la depressione. Cosa c'è? Kael? Loro hanno costruito un altro catalizzatore? C'è nessuno? Adesso non dirà. Eh? Ehi, un po' d'aiuto, per favore. Il bottone di apertura, avrei dovuto metterlo qua dentro, non di fuori.
un grosso errore. Non del tutto male, tutto considerato. Ehi, non farlo. Ah, te l'ho fatta. Ah, e sono tutti insieme lì dentro. Non vedo un bottone di apertura. Oh, è il tipo grosso? Dai un pugno davvero forte alla capsula. Vale. E quindi? Ma è l'orologiaio di Yu-Gi-Oh! Così va meglio. La visione ha funzionato perfettamente. Odora anche, profuma anche. Scusate. Niente, Kael. Sì. Quindi sei Kael? Beh, parzialmente. Questo potrebbe essere un problema. Dovremmo unirci. Nuovo nome? Un nome singolo. Un solo oratore. Uno solo che parla. Kyle dovrebbe guidare. Sì. Beh? Oh, ok, ho capito. Sì. Accettiamo. Concordo. Ok, è tempo per la nostra grande introduzione. Non dimenticare la posa alla fine. Sì, devi farla quella cosa. Lo so. A lungo abbiamo lavorato perfezionando la nostra arte e i nostri manufatti. Un'infinità di giorni sprecati hanno portato a un momento dove finalmente nella nostra nuova creazione possiamo essere liberi da questa prigione del tempo. Insieme come uno continueremo a vivere e le nostre creazioni serviranno il bene delle persone. E anche tireremo calci ad alcuni culi malvagi. I am retribution, cioè? Castigo, no? Ok, il castigo. Io sono il castigo. Io sono l'ingegnere ultimo. Io sono il genio incarnato. Io sono... Adesso arriva la posa, vero? Ta-da! L'artificiere! Beh, quindi siete tutti là dentro? È stato così bello. Fate parlare Kael. Lunga vita all'artificiere. Piacere di conoscerti, artificiere. È un bel nome. Grazie a tutti. E quindi pensavamo che avresti solo guardato dei progetti per noi. Beh, una cosa ha portato un'altra. È apparso una via per la libertà, quindi noi, cioè intendo io, l'abbiamo presa. In più I must go myself, non so bene cosa voglio dire. Devo andare di persona in ogni caso.
Il compito che ci aspetta è troppo complesso per voi. Senza offesa. Non sarò un'unità da battaglia, ma posso hackerare la base celeste. Portatemi lì e fermerò le nuvole per voi. Grazie, Arti. Abbiamo già un nickname. Ah, questa nuova vita è troppo bella. Ehi, non parlare. Oh, scusa, scusa. Ok. Farò solo le gambe. Sorridete alla camera. Dovremmo offrirci di andare prima che diventi imbarazzante. Giusto. Scusatemi, per favore, prima voi. Ok, perfetto. Ritorniamo. Bene, vediamo cosa accade. Non è che c'è niente qua, per sbaglio. Ok, sembrerebbe di no. Via. Ok. Perché non falsificare questo pacchetto? Ottima pensata, Spike. Ora qui. Troppo facile, non può già essere fatta. Trovate solo una porta e lo sapremo. Oh, c'è un altro layer di sicurezza. Pff, ci servirà di più. Servirà di più per fermarci. Socket, non lo so. Già ogni tanto mi invento le parole. Presa di corrente, vabbè. E riguardo a quella presa? Ci sto lavorando. Credenziali decrittate. Ovvie. Come si chiamano le aperture, vabbè. Apertura ovvia. Ehi, guardate. Oh sì, una debolezza. Un semplice lavoro e ci siamo. Ora spegniamo gli emettitori di nuvole. Facciamo piovere sul castello del Carnemante, già che ci siamo. Ah, gli rovinerà la giornata. Ci andrà un po' per disperdersi pienamente. Ma facciamo sì che il primo raggio di sole semplicemente possa colpire il pianeta. È fatto. Buon lavoro a tutti. Bel lavoro. Posso sentire il mio potere che cresce. Ce l'hai fatta, artificiere. Ah, sono il migliore. Ehi, fai quella cosa. Oh, giusto. La posa. Ta-da! Sì, ce l'ho fatta. Finalmente abbiamo una possibilità. Arti, grazie tantissimo.
Non dirlo neanche, era la cosa giusta da fare. In più, ci ha tirato fuori di prigione. Ben detto e ben fatto. Mi sento abbastanza forte per andare dal portatore del terrore ora. Che ne pensi, te Zale? Oh sì, è tempo per una purificazione. C'era una... per uno sprite di Serai che aveva ancora la benda. Mi piace di più con la benda, però. Il suo nascondiglio è sulla luna. Possiamo navigare vicino a loro e immergerci. Eh sì. Ho da fare qua. Del sicuro, lei? Buona fortuna, va bene, loro due stanno insieme, va bene, si sono trovati. E andiamo. Cominciamo a entrare e poi salviamo e finiamo. E dove ci fa andare qua? Madonna. Già che non possiamo nuotare sott'acqua. Abissi infiniti. Fate attenzione. Il portatore è qui, posso sentirlo anch'io. Vi guardiamo le spalle. Sarà un onore assistervi a una purificazione. Zale? Sì, sta arrivando. Ottimo. Allora. Ok. No. Ok. Così per ora va bene. Ah, 1000 hanno. Vediamo come va. Un po' di danni. Molto vulnerabile. Ok, e ora arriva il mostrone vero. Ah no, altri due. Beh, io mi curerei. Quanti tentacoli avrà? Aia. Ce l'hanno proprio con lui, comunque. Un Lunar Shield, grazie.
Eccolo là. Oh. Finalmente. Buongiorno. Allora. Ok, ce l'ho. Ottimo. Oh, che fa? Ma non scherzare. Allora, già che ci siamo, un dash strike. Ottimo. Aia. Madonna. Allora. Ah, ma vabbè, abbiamo questa. Tranqui. Tutti full vita. Ah no, non lo farai. Ok. Un boomerang. Lettera. Ok. No, un attacco normale, dai. Ripigliamoci un po' di mana. Ok. Ok. Moonmerang. Ma quanto veloce? Chomp. Quanto gli fa? Tutto. Ok. Oddio. Devo farlo? Aia. Ok. Allora, attacchiamo normale e dopo facciamo la ultimate. Dovrebbe... Ok. Proviamo. Dovrebbe riuscire a seccarli tutti, credo. Ok, lui si sveglia, buono. Curiamo. Quanti ce ne sono? Tre. Prendiamone due e attacchiamo. Anzi, prendiamone due e facciamo il Moonmerang.
alle 8. Ok. Sì, si può fare. Certo. Ottimo. Allora. Chiamo. Un dash strike perché... Ah no. Vabbè, ma usiamo nella combo, sennò... Ok. Allora... Lunar Shield, dai. Così possiamo evitare questo attacchino qua. Dash strike. Ottimo. Ok. Allora, con le attacchiamo. No, però così. Ok, tanto non c'è possibilità di far niente. Quindi proviamo un Sonrang. Sempre così, comunque. Ok. Abbiamo l'ulti. Quello 5,50. Nessuno sta facendo niente, quindi magari. Ok, buongiorno a tutti. Una curetta su di lei e ci siamo. Un disorientamento. Bam. Ottimo. Il nucleo. Voilà, un altro nucleo distrutto. Ce l'avete fatta? Ah. Valeria, abbiamo tirato giù un portatore senza eclisse. Questo potere... Non ho dubitato per un momento che potessimo farcela. Lo stesso, mi sento così più forte. Quella cosa che abbiamo fatto quando Girl è stato colpito dalla maledizione, mi sembra di poterlo controllare ora. E anche dentro di me è cresciuto da quella volta. Penso che siamo pronti. La luna? Insieme. Incredibile.
guardate. E anche le nuvole se ne sono andate. Lavoro di squadra, non c'è niente di meglio. Oddio, Messi. Sì. Sì, sì. Finalmente. Con i loro veri poteri scatenati, Zele e Valere possono ora volare nella mappa del mondo. Ok. Esatto. Ok. Madonna. Perfetto, questo è un bel modo di finire la puntata. Noi salviamo. Prima vediamo cosa hanno da dirci gli altri. Mi sa che di storia non abbiamo più. Lui. Zale, posso dirti una cosa? Certo, che succede? Da quando il grande alchimista mi ha dato questa forma, ho sentito il bisogno di provare a me stesso che ero un vero guerriero. Per quello che vale, come dire, sei forte. Apprezzo il pensiero coraggioso monaco, ma desidero qualcosa di più ufficiale. Tipo cosa? Durante il tempo passato nel vostro mondo di casa, ho sentito un... ho sentito un... delle voci riguardo a un posto dove i combattenti ingaggiano in competizioni amichevoli. Ah, sì. L'arena della caduta del portatore in Brisk. Secondo Yolanda, le persone della città l'hanno costruito per reclamare il grande cratere che era rimasto dal portatore del dolore. Sembra che possa essere divertente. Zale, so che abbiamo la pressione del tempo, ma se c'è una qualsiasi possibilità che possiamo visitare l'Arena in Brisk, sarei veramente grato. Assolutamente lo faremo. Siamo quasi alla fine. C'è qualcosa che ti spaventa? C'è un'altra potenziale minaccia alla mia popolazione, una che non sono sicura di poter gestire da sola. Cos'è? La regina che fu. Stavo mappando l'espansione cerule da tanto tempo, ma sembra che non siamo mai riusciti a trovarla. Se facesse un salto a Repin. C'è qualche piano che possiamo seguire? Probabilmente. Ah, è un azzardo, ma probabilmente è stata portata indietro da uno dei gruppi di ricerca.
Ok. Speravo che potessi darlo a Tix e vedere cosa può impararne, se abbiamo il tempo, ovviamente. Ne vale la pena. Sono dei Solstice Shrine left, ok. Tu? Niente? Eh? Il pupazzo di Reshan punta a qualcosa alla mappa. Certo. Prende Alchimista. Stai provando a dirci qualcosa? Forse dovremmo investigare il posto? Ok. Sì, questo posto. Ottimo, ottimo. Allora, salviamo. Ok, abbiamo quasi finito allora. Salviamo e la prossima volta cominciamo a fare tutte queste cose secondarie.